Latte! È l'intolleranza al latte di che parliamo oggi, quindi no! Non esiste l'intolleranza al latte, pistola! Al lattosio! Al lattosio! Ecco, Parla parlare. Quindi lo buttiamo, l'abbiamo anche rotto. Fa niente. <ride> allora, intolleranza al lattosio ragazzi, quindi oggi vi parliamo chiaramente provocando la questione di intolleranza. E come gestirla e come non rinunciare a mangiare formaggio, soprattutto. Allora, il formaggio senza lattosio è quello di bufala. Che è un uno di quelli senza lattosio, quelli senza perché lattosio. anche quello stagionato è stagionato senza lattosio. Lo stagionato è lattosio. senza lattosio, lo yogurt è senza lattosio e la cosa importante è capire questo, l'intolleranza la, al lattosio non è una malattia, è una normalità, perché si può parlare intorno al 90% della popolazione mondiale che non ha la capacità digestiva del lattosio. Quindi diciamo l'intolleranza al lattosio secondo me può essere chiamato marketing, perché... È normale non digerire il l'attosio, non è da fenomeni. C'è una teoria che dice, tra l'altro, che giustamente no, Il latte lo prende il bimbo quando nasce dalla mamma per avere tutti gli alimenti, ma poi non serve più. No, non è che non serva più il latte, il latte cioè, è serve, fatto. Da... Serve meno, oh. adesso cerca di capire serve la latte. Serve il latte, serve il latte fatto da lattosio e da proteine. Le proteine servono sempre. Il lattosio è composto da, uno, da due zuccheri, uno è il glucosio e l'altro è il galattosio. Il glucosio serve per dare energia come che tu non dici. Ma si con le galatine comunque. Lascia pedre. Il, 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 il glucosio è lo zucchero classico che noi utilizziamo per creare energia. Il galattosio invece viene utilizzato per fare le guaine mieliniche. Quindi fino a quando noi abbiamo un corpo in crescita che ha bisogno di fare le, il nastro isolante, chiamiamolo così, dei neuroni. Noi abbiamo bisogno di avere una capacità digestiva in grado di procurarci questo alimento. Ma una volta che abbiamo finito la crescita, Basta. non serve giustamente il Padre Eterno o la Natura che cosa decide di fare? Non ti do più questo enzima e se tu continui a mangiare il lattosio ti faccio una bella diarrea. Esatto. Per cui la smetti di mangiarlo perché non mi serve, perché io dovrei usare un enzima che mi produce una materia prima che a me non interessa più. Quindi giustamente il sistema va in blocco. Ora, in Norvegia abbiamo il 90% di gente che digerisce il lattosio. Abbiamo in Cina nessuno che digerisce il lattosio. In India nessuno. In Africa nessuno. Voi capite che sono masse di persone, tali per cui quei 20 svedesi che digeriscono il lattosio... Non possono fare... Eh, sono loro l'eccezione, non è il contrario. Sono, esatto. Okay? Cioè, Mentre invece eh, abbiamo fatto passare l'eccezione per la è normalità. È normale perché... Allora, ragazzi, il lattosio... Ragazzi, sono... signori e signori. <ride> signori. Follower. No, Follow, eh, adesso siamo moderni. Qualche te Follower. Allora, il lattosio è una sostanza che con la crescita va a diminuire. Punto. Va a diminuire perché non serve. Esatto, perché non è necessaria. Infatti, cosa ho detto io all'inizio? Il latte è un alimento che la mamma dà al neonato per formargli alcuni cose Fino a 14 anni. Ok, ma è sempre un bimbo. Sì. E poi. Beh, guarda, fino anche a 30 potrebbero essere bambini oggi, eh? Va bene, dai. No? Io parlo dal punto di vista fisico. Va bene, ma tu. Partiamo. Cioè, io va voglio bene, fare una bene. cosa che capiscono tutti. Il latte lo dà la mamma al bambino, perché? Per farlo crescere, per farlo sviluppare, per fargli costituire. Poi dopo basta, quando siete grandi, basta latte, mangiate la bistecca. Oppure proteine vegetali. Va bene, però capì che ci arriviamo lo stesso. Altre cose, insomma. Esatto. Anche perché il latte basta. il latte la parte proteica. Non dire tutto, lo diciamo dopo. No, questo non l'ho detto. Questo, questo lo diciamo questo... prima. lo dico prima. Vai, lo diciamo prima. Il latte contiene la parte proteica fattori di crescita e nel bambino lo aiutano a crescere nell'adulto l'unica cosa che li aiuta a crescere sono i tumori esatto va bene quindi non è un alimento così perfettamente è normale esatto. che, siamo, che ci sia questa grande percentuale di intolleranza al lattosio ok non e... prendetela come uno spavento una malattia o qualcosa che non va in voi perché in realtà questa è una cosa normale ma adesso basta adesso andiamo a cucinare ciao ragazzi Oggi partiamo così eh, perché ragazzi, oggi è una giornata dipende, particolare. Poi dipende molto da chi c'è davanti a schermo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Anche i ragazzi. Anche. Anche i ragazzi. Ci sono anche persone che non sono ragazzi. A volte partono così le cose, così. Sì. Cosa facciamo oggi? Parliamo eh. di intolleranza al lattosio. Mm. Eh. Quindi cosa facciamo? Una ricetta con i latticini. No. Con i latticini, ma senza lattosi. lattosio. Il latticino, il latticino non deve avere obbligatoriamente il lattosio. E lo so, eh? infatti era lì il giochino. L'ho fatto troppo sottile, dici? No, fa da mangiare. <ride> allora, gnocchi come li hai fatti? Buoni. Pistola. <ride> come li hai fatti, gnocchi? Allora, dopo vi manderemo anche la ricetta in sovraimpressione. Vi faccio vedere, ne ho fatti di tre tipi: spinaci, pomodoro e normale bianco rosso e verde. No, allora, normale come di patata. E ho ecco. utilizzato però una farina di Camut. Ecco, non normale. Allora, tu usi la farina di Camut. Però io posso dire Tu che no, tu mangi infatti, non no, usi la usi. No, a parte quello, il camut non esiste. Lo so. È il farro. È il farro. Con un altro. Però nome. siccome c'è scritto Camut io niente. Va bene. Ho imparato a leggere, non è che posso imparare anche a capire. O uno o l'altro, non c'è neanche le figure comunque il kamut. Quindi. <ride> Tendiamo un velo pietoso. Allora, io comincio nel frattempo perché la ricetta ha qualche passaggino. Il gioco provocatorio che vogliamo fare oggi qual è? Spiegarvi che effettivamente chi è intollerante al lattosio non per forza, non deve mangiare formaggio, ok? Questa è un po' la provocazione che vi vogliamo dare perché vogliamo insegnarvi come vivere un'alimentazione in maniera corretta ok, scusate se ogni tanto mi blocco ma è per evitare di perdere le dita del... esatto allora la la cipolla di tropea ah caliamo canningia la mettiamo qua dentro ah non era il gioco della traduzione no, tra, E eh beh è tropea e calabria comunque eh vabbè ho capito però il fatto che sia una cipolla di tropea non può mi chiedere devi parlare in calabrese comunque sia la cipolla di Tropea ha una caratteristica molto dolce. Sì. La cipolla è sempre stato il condimento usato nei secoli prima che arrivassero gli arabi per dolcificare, perché anche ai tempi dei romani la cipolla veniva usata per dolcificare. Era lo zucchero proprio. Era mona, lo no? zucchero per loro, perché o facevi a botte con gli ossi e andavi a fregare il miele. Alle api ma dovevi fare veramente a botte con gli orsi. E poi con le api, cioè, tra l'altro, hai capito uno dice proprio una stupidaggine di quelle che dice ecco, che mi va voglio. bene lì, mi va male là. Cioè. Ecco. Però, c'erano gli schiavi che tu insomma, se morivano ah, non vabbè, okay. era Ok, c'era anche la parte divertente del eh, gioco, okay. no, non era divertente per i soprattutto per chi non moriva. Vabbè, sì, vabbè nella suburra romana. Il, la cipolla era utilizzata come dolcificante per avere il dolce, va bene? Beh, in effetti, in effetti, dico una cosina, una piccola riflessione che in realtà mi è venuta in mente in questo momento. Nel pomodoro… Cioè tu rifletti? Poco, infatti ho detto, mi è venuta in mente ora, cioè prendiamola, cioè non farla andare via che dopo hai capito, chissà cosa succede. In realtà tu perché fai sempre il soffritto nel pomodoro con la cipolla? Per dolcificare perché quello è acido. Ma guardate. Non lo sapevi però, eh. No, questo sapevo. Non è vero, non c'eri arrivato. No. L'hai ragionata anche te, non dire, non dire le cose che sono scrivono. Oh non stavo signor, avere. la cipolla è dolce. Va bene. Per cui chi mangiava tante cipolle perché gli piaceva le cose. Guarda dolce. che sementi, Dio ti vede, vai all'inferno. <ride> Sai la storia? C'era un locale, no? Scritto, allora guarda. Se rubi... Dio ti vede e vai all'inferno. Se ti vedo anch'io, ci vai passando dall'ospedale. <ride> sì, va bene. Questa è vecchia. Va bene. Comunque, la cipolla è il doggiovicante dei romani fino a circa il 1000: fin quando arrivarono gli arabi a insegnare l'utilizzo della canna da zucchero e poi della barbabietra, quindi dello zucchero classico. Importante dire va da bene. zucchero: eh. e lo zucchero è stata la rovina. Della dieta nostra, va bene? Che poi i romani erano bei porcotti perché. Eh, erano belli, come si dice, gudriosi loro, eh. No, ma non solo, riuscivano a mangiare delle porcherie veramente notevoli. Voi pensate che i romani nell'usbergo, nella parte in pelle che avevano qui davanti i militari, mettevano dentro il farro. Ah sì, gli dava. Che era com'è che più o meno. e i batteri presenti sulla pelle, sudando, perché facevano delle grandi marce, facevano fermentare il, il, il farro. E fermentando il farro diventava poi buono, arrivavano, lo mettevano direttamente nel, sul fuoco e mangiavano direttamente. L'avevamo già raccontata questa sì, cosa. Che È una cosa veramente sbaglio, schifosa. Allora. Però questo permetteva ai romani di marciare per giornate intere a una velocità molto superiore a quella di Kuhn, di qualsiasi... Beh, d'altra parte dovevano fare... Sì, ma anche gli altri potevano fare, ma nessuno riusciva a camminare come loro, grazie a questo trucco. Allora, infatti nella, nel, Fermati, nell'assedio di Alesia, quando contro Vercingetorige, Cesare chiese, chiese ai suoi soldati: "Che cosa volete? Come frigno, come mangiare?". E noi vogliamo tu dacci il farro, che poi a fare saccheggio ci pensiamo noi. Ok? Vedi? Cos'hai messo dentro qua? Allora, Cosa abbiamo fatto? Cipolla sto... l'hai messa. Usato Basilico l'hai messo. messo. Pomodoro l'hai messo. Pomodoro l'ho agento adesso. Da Però, dove l'hai messo? Da dove l'hai messo? Come vedete, oh. questo pomodoro ovviamente non è il pomodoro comprato. Ok? Io non voglio spingervi a fare le conserve tutto l'anno perché sarebbe troppo bello e troppa grazia, come si dice, però... No, ma poi è troppo complicato, dai. In realtà non è complicato, è non solo è laborioso. Sul balcone come diavolo fai a sterilizzare le bottiglie? Ma non si sterilizzano sul balcone, si fanno bollire le bottiglie. Ho Allamai capito, ma... le, le fai... pentole, le metti nella pentola e fai bollire. Ho capito, ma... Oga, sempre da dire. La prossima volta che fa una prescrizione vado là e correggo le aspirine. Te lo dico. Ma non faccio prescrizioni. Quando dici una roba, vai a correre, va no, bene, stai va... seduto, arrivo io. Eh, no, ma va, cosa ti mucca? Finiscila. Mi spinge anche, è diventato violento, è violento. Aia. Aia. <ride> ah no, era qua, scusa. Allora, il pomodoro, il pomodoro chiaramente questo è un pomodoro da conserva, quindi è stato comprato ad agosto, al sud, fatto, messo via, sterilizzati i barattoli, loro avevano il balcone e l'hanno fatto. Ok? Scegliete delle conserve di qualità, questo è il senso della questione. Scegliete delle conserve di qualità, non andate a prendere troppe cose già pronte perché non sono quello che c'è scritto sulla confezione. Tante volte gli aromi, i profumi, le cose vengono ricostruite chimicamente. Perché? Per poter sterilizzare, antibioticare, si può dire. Ce no. la siamo inventati, dai, una licenza polemica, però si capisce cosa voglio dire. Per disinfettare. Antibioticare era più bello comunque. Beviamoci il vino, così ne diciamo un po' ma per noi uno. No, ma di pistolate ne dici già <ride> abbastanza, dai. Ma se noi. Anche bevi... senza vino ne diciamo. Ma no, sempre. perché così ne diciamo un po' per uno, diciamo. No. Almeno il... le mie sono così, tu almeno sei giustificato e la linea prende una sola. Vabbè, dai. Cucina Eh, eh ma guarda che lo fa il fuoco, mica lo faccio io, eh. Che <ride> Allora. Non c'è speranza. A voi che entrate, ah no! Sugo alla sorrentina, adesso cosa faccio? Abbiamo messo il pomodoro, la cipolla, l'abbiamo fatta stufare, il basilico, ora! Sorrento in provincia di? No, il coltello ho messo così mi, mi preoccupa! <ride> Finalmente! Allora! Di dov'è? La bufala! Sorrento, provincia di Napoli, capra! Ah ma era una domanda davvero? Eh sì! Ah sì, Vuoi vedere se ero capra fino a questo punto? Sì, ma lo sei. Sei capra proprio, in geografia sei una capra. Preferisco bufala. Sì, la bufala è buona. buona. Che caratteristica ha la bufala? Non contiene lattosio. Perché? Deriva da un latte privo di questi zuccheri. Per cui perché deriva ha. da un latte privo di questi zuccheri, ecco perché. Non c'ha lattosio. Quindi non ha. È... Che particolarità ha la bufala? Che ha le corna. <ride> e sono grosse. Allora, la mozzarella la mettiamo dentro ora perché? Perché deve sparire nel sugo. Io non voglio il sugo che faccio così e poi quando si raffredda mi rimane il filo, capito? Sì. E o la mangio a 520 gradi o se no non funziona. Quindi, noi la mozzarella la mettiamo subito perché così sparirà, si scioglierà completamente, non diventerà una cosa filata all'interno del sugo, farà parte del sugo. Bene. Non va bene? Sì. Va, va bene. bene? Allora, adesso il sugo ha bisogno di un quarto d'ora, quindi io lo porto a cottura, ci rivediamo tra dieci minuti. Allora, ragazzi, il sugo ci siamo. Questi li caliamo. Sai <ride> la storia? Amore, tra quanto arrivi? cinque minuti. Butto la pasta, butto anche il secondo che tanto non sai cucinare. <ride> allora... Come vedete la mozzarella... È a me. Eh? È rivolta a me. No, perché tu non cucini, quindi non c'è problema. problema. Dico butta la pasta, butta, lascia stare. Butta la dispesa che cucino io quando arrivo. Come vedete la mozzarella non c'è più, ok? È completamente sparita all'interno del sugo. In questo modo darà il gusto ma non darà quel fastidioso effetto che quando la tiriamo su e poi non è pronta. Si raffredda, no? tutta l'impatacata. Sì. Come si dice qui a Milano? L'impatacata. No, no? Come lo dite voi? Ma non lo so. Voi del nord. Sì, te, te, sei del sud? Eh? Guarda, a guardare me e te non si direbbe comunque che siamo della stessa regione. Adesso non è che. Allora, gli gnocchi quando vengono su sono pronti. Allora, questo lo tac. sapevo anch'io, che quando eh. vengono a galleggiare... <ride> quando galleggiano sono pronti. Ah, io pensavo... <ride> tu pensi, questo è pericoloso, è preoccupante. L'ho visto, l'ho visto. Sono tutti bianchi, vado, non c'è neanche un rosso. E eh, guarda qui, tre rossi insieme oggi. Uno e uno. Bianco verde, via. Tac, te l'hai visto. Finito. Ve l'ho detto bene. Te l'hai visto. Mucala, metti via la... L'hai tagliato, o vedresti? Ma si capisce? Bene, eh? finiscila. Via, gnocchi. Hop! hop ecco, mo hop. Allora, niente, dobbiamo portarli a cottura, ci siamo quasi. In realtà aggiungeremo alla fine... Perché prima li hai messi nell'acqua e dopo li hai messi ghiari sottali? Solo per sbollentarli un attimo perché il sugo era già asciutto. In realtà si può fare... Possiamo farlo anche dall'inizio volendo. Però lo gnocco non ha la stessa... Mh, caratteristica della pasta di conseguenza la risottatura c'ha la, 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 la patata e non. Esatto, è. quindi già tende a legare di suo la, la risottatura è superflua a questo punto basilico come se piovesse e poi dobbiamo aspettare e lì vai a spolpare una povera pianta ci cioè, hanno prestato una piantina e dice vabbè ma usa la mia che la tua è <ride> la sua è diventata come la nostra praticamente, eh, praticamente non c'è più una foglia. a me piace il basilico quindi la basilica gusto. ha un profumo buonissimo è, è buono, è veramente molto buono. Bisogna Spaccatelo. Spaccatelo. Sì, cioè, si vede che so. si vede. Vediamo. La differenza, no? A parte, io credo, sarà difficile, però queste venature più scure rispetto a qui sono tutte le parti che si rompono, vedi? No? E che poi mi vanno a rilasciare l'olio essenziale all'interno. Tac. L'ho dato talmente forte che ho lasciato la mia impronta, guarda. Sì, è vero. Si vede il mio futuro? Avrò due figli, ragazzi. Io dovrei avere due nipoti, mamma mia. Che paura, terrore. Ma per loro o per te, dici? Per Fammi me, capire? terrore. No, ma non credo, secondo me tra i due sono più spaventati loro nel caso. eh. Dico così. Poi gli faccio l'interrogatorio. No, tu, ma non è da te, figurati. È caldo. Ma proprio quasi niente, Un nulla di sale, tu non hai ancora aperto il vino. Ti aggiungo gli occhiali. Ok. Ragazzi, come io dico la semplicità paga in più. La provocazione è intolleranza ai latticini, quindi... Beh, ma la, il latte di, di bufala è un latticino, sì, ma, ma infatti, è... Esatto, no? L'idea qual è? Farvi capire che ci sono cose che potete mangiare, no? Andando oltre quello che giustamente ognuno pensa di sapere, va bene? perché l'intolleranza al latticino spesso si traduce in non tocco nessun tipo di formaggio e magari li amo, spesso è così di solito. Però attenzione a distinguere bene il latticino come intolleranza alla parte proteica rispetto alla parte zuccherina. Questa è una, una preparazione specifica per chi è intollerante alla parte zuccherina del latticino. Perché, se sei intollerante alla parte proteica del latticino, resti intollerante lo stesso. Stavo cioè... mettendo i fiori, ma non te li metto. Così. Così, perché sono una carogna, eh? Perché hai versato il vino senza che io te lo chiedessi. Ma se me l'hai detto prima. E Allora, metti i fiori. Metti i fiori. Crapa. Eccoli, l'azzurrino. Sono buoni che i fiori. Ah, cioè, capite? sempre... Per il la... maggio anche. Allora, io l'ho conosciuto, così è un po' particolare come storia, però. Avrebbe mangiato una pastiglia Primo, secondo, contorno dolce Queste erano le prime stagioni Adesso vuole i fiori Perché sono buoni Ma guarda io sono contento in realtà Io una volta perché... quando ero piccolino mangiavo il glicine E per questo Quindi, che allora i Grappoli di glicine Non c'è nessuna speranza Basta, basta, va bene così Troppo bello altrimenti Dai, fallo vedere Guardate qua Guarda che bello Basta, basta che lo vogliamo mangiare Opla Vai, test, togliamo qui, togliamo qui, lo prendo qui per... e guardiamo qui. No, visto che è caldo, mm. secondo me soffia. Penso non parla, pre... quindi va Faccio tutto bene. Faccio un'altra decina di inforchettate poi ti dico. Eh, come. perché è il caso. Allora... Questa ricetta non è venuta bene, quindi non replicatela, vedete, la sta mangiando tutta lui apposta per non farci soffrire. Io? Ha ah, detto è vero. Ci vediamo è alla un, prossima. È una roba veramente pericolosa da mangiare. Mamma mia. <ride> alla prossima, ragazzi. Davvero, alla prossima. Non vi saluta neanche proprio, capito? Non vi saluta. Non ma... vuole mangiare. Accontentatevi di questo. Vi saluto, ma è veramente una roba... Vi ringrazio e vi saluto. Ma veramente che bontà. Ma... <ride> Ciao, alla prossima. Prossima.